In questa intervista del 1974 rilasciata a una TV svedese, l'ex ministro degli interni Mario Scelb ci racconta com'è nata la polizia italiana e ci aiuta a capire come è stato gestito l'ordine pubblico nel nostro paese. Le forze partigiane meglio organizzate erano soprattutto quelle comuniste. Perlomeno queste erano le forze che erano rimaste organizzate anche finite la guerra, mentre gli altri gruppi si erano sciolti e quelli comunisti erano rimasti in forza. E entrarono così nella polizia circa 8.000 uomini dei reparti comunisti e evidentemente la loro presenza nelle forze di polizia non era una garanzia di sicurezza per l'ordine democratico. Basta pensare che in alcune regioni, in una sola provincia, per esempio dell'Emilia, su 122 agenti di pubblica sicurezza, ben 120 erano comunisti. È chiaro che in queste condizioni era difficile garantire l'ordine pubblico. Allora decise come ministro dell'Interno, insieme col governo, e chiese al governo di poter eliminare dai reparti delle forze di polizia gli elementi che non davano garanzia di sicurezza per lo Stato democratico. Facemmo un trattamento economico molto favorevole per invogliare a andarsene liberamente e volontariamente dai reparti di polizia, ma poiché anche questi incentivi non funzionavano, provvedemmo a disperdere per tutta Italia gli elementi che ritenevamo sospetti. Fino a un certo periodo l'ordine pubblico in tutta Europa veniva gestito direttamente dalle forze armate. Quindi già un passaggio molto democratico è la decisione di far gestire l'ordine pubblico a forze di polizia e non alle forze armate. Le tecniche di contrasto erano ancora pesantemente militari, anche perché nei primi anni del dopoguerra e anche negli anni 60, gran parte degli ufficiali erano o ufficiali transitati dall'esercito o ex ufficiali della polizia dell'Africa italiana, quindi che erano stati abituati a gestire situazioni di ordine pubblico nelle colonie. E gli interventi sono particolarmente rozzi, proprio perché la situazione è in ricostruzione da ogni parte, perché non c'è addestramento specifico, perché non c'è equipaggiamento e l'alternativa di quel dei primi anni è l'utilizzare il moschetto come clava o utilizzarlo per la sua funzione principale come arma da fuoco. L'addestramento arriva con la nascita di una creatura voluta dal ministro degli interni Romita nel 1946, il reparto Celere. Negli anni successivi sarà proprio Scelba a farne un largo uso e l'ex ministro ci racconta, non senza un certo compiacimento, il modo in cui operava questo corpo specializzato. I reparti Celere sono una specie di cavalleria motorizzata della polizia. Delle jeep, pochi poliziotti su delle jeep che lanciati alla massima velocità e che potevano muoversi agilmente anche salendo sui marciapiedi o entrando sotto le gallerie o persino dentro i portoni. L'armamento era semplicissimo, era formato soltanto di bastone di gomma. Quindi la loro forza dipendeva dalla rapidità del movimento e dalla decisione con cui operavano per disperdere grandi masse. Poi, trovandosi i poliziotti sulla jeep al di sopra delle teste dei dimostranti, il loro compito diventava più facile. Un reparto che sta per terra, che è appiedato, trova maggiore difficoltà a fronteggiare una forza. Mentre trovandosi sulla jeep e con un motore lanciato, con una macchina lanciata a grande velocità, obbligava la gente a disperdersi. In quel periodo vi erano alcuni così bravi,
da diventare popolari, così come sono popolari molti cavalieri nelle corse addirittura internazionali, per cui i nomi di alcuni di questi ufficiali erano veramente temuti nelle dimostrazioni e avevano acquistato una grande popolarità in tutto il paese. La visione quasi romantica di Scelba si scontra con una realtà completamente diversa, fatta di scontri violenti e dura repressione. Ma anche la vita dei celerini è dura. I turni di servizio sono massacranti, l'equipaggiamento del tutto inadeguato, lo stress e la fatica portati spesso al limite. Insomma, tra manganellatori e manganellati, le differenze sociali non sembrano molte. Anche i poliziotti erano dei veri e propri proletari in divisa. Cioè la situazione che si trovava in certe fabbriche di trattamento degli operai non era molto dissimile da quella dei poliziotti all'interno delle caserme. Non era raro, ma questo anche negli anni 70, che un poliziotto potesse fare 16-18 ore di servizio al giorno o che stesse fuori sede al seguito di determinate manifestazioni, determinati personaggi politici, ad esempio in periodo elettorale, per 40 giorni. Questo voleva dire 40 giorni di accasermamento, come veniva, in sede non propria, fuori dalle famiglie e così via. Questo quindi sempre per non giustificare ma spiegare determinate situazioni di esasperazione. Come agisce la celere negli anni 60? Italia in 4D dimostra la sequenza completa di una carica della polizia nel 1968 a Roma. Sono immagini piuttosto crude che vengono commentate a 10 anni di distanza proprio da un gruppo di poliziotti che non riesce a nascondere l'indignazione. È evidente che il clima, seppure con molta fatica, sta cambiando, sia all'interno della polizia che nel rapporto tra cittadini e poliziotti. Beh, queste immagini si commentano da sole, offendono profondamente lo spirito democratico di qualunque cittadino. Io penso che sono l'applicazione pratica delle teorie esposte poco fa dall'onorevole Scelba. Una polizia così indottrinata non poteva che comportarsi in questo modo. Queste immagini dimostrano ancora una volta come per tutti questi anni si è voluto dalla polizia fare una forza in contrapposizione al movimento operaio. Hanno cercato gestualmente sempre di tenerci fuori da tutto il contesto sociale. E quello che noi proprio oggi rifugiamo è proprio questo. Noi vogliamo in un certo momento non sentirci più cittadini diversi dagli altri, perché noi siamo dei lavoratori. Questo è importante che gli altri lo sappiano, che i cittadini lo sappiano. Noi ci sentiamo e siamo dei lavoratori come gli altri. E con essi, con la classe operaia, noi vogliamo avere un contatto, non più uno scontro di piazza come hanno fatto fino a questo momento, ma un dialogo aperto. Questa è la polizia di domani e noi stiamo lottando per questo. Il vento di contestazione e rinnovamento che pervade tutta la società raggiunge anche i corpi di pubblica sicurezza. Ma parlare apertamente di riforma della polizia equivale a commettere un reato. I poliziotti sono sottoposti a un rigido codice militare che gli impedisce di esercitare alcuni diritti che sono invece riconosciuti agli altri cittadini. Non si possono riunire, non possono avere rappresentanti sindacali e non si possono sposare se non dopo aver compiuto i 30 anni. Nel 1974 le telecamere della RAI registrano un evento storico, un'assemblea pubblica tra cittadini e poliziotti nella quale per la prima volta i due fronti, tante volte contrapposti, si parlano e si spiegano. I poliziotti sono ripresi di schiena perché naturalmente la riunione è vietata dalla legge e rischiano un'incriminazione. Io vorrei sapere da parte di qualcuno della pubblica sicurezza cosa pensano loro circa l'ostilità che il cittadino riserva nei loro confronti, o per meglio dire, loro pensano che il cittadino abbia questa ostilità a torto o a ragione? Dunque, il problema dell'ostilità del cittadino verso il poliziotto esiste, ma si può subito dire che è un problema artificioso. Esiste anche da parte nostra, diciamo, un po' di autocritica fa bene,
un certo senso di ostilità verso gli operai. Diciamo che siamo stati presi tutti, sia noi che voi, in un certo gioco. Voi intendete risolvere i vostri problemi personali a livello corporativo, oppure se intendete anche fare un forte movimento di massa e mettervi a contatto anche con i cittadini e scendere in lotta? Non vogliamo scendere in piazza. Noi non vogliamo scioperare. Vogliamo che gli operai, i cittadini tutti, capiscono che la polizia ha bisogno di una ristrutturazione, e quindi siano i cittadini stessi ad aiutarci a cambiare questa polizia. Siamo negli anni di piombo e proporre di riformare le forze di polizia è da alcuni considerata una proposta eversiva. Si invocano invece tribunali speciali e leggi restrittive nella convinzione che la democrazia si possa difendere solo restringendo i suoi limiti e attenuandone le sue libertà. Malgrado tutto, nella prima metà degli anni 70 si fanno timidamente strada alcuni progetti di riforma. Nel 75 alcuni partiti cominciano a presentare le prime proposte di legge per migliorare la situazione delle forze di polizia. Anzitutto la smilitarizzazione, quindi il diritto sindacale e la possibilità di avere dei riconoscimenti maggiori economici, di orario di lavoro e così via. Bisognerà aspettare la fine degli anni di piombo, superare le stragi del terrorismo e avere un diverso clima politico per arrivare finalmente alla nascita di una nuova polizia. La riforma del 1981 consente la nascita dei sindacati, un più adeguato trattamento economico, una migliore tutela nei rapporti gerarchici e disciplinari e l'equiparazione dei ruoli tra uomini e donne. La riforma ha affrontato e risolto alcuni nodi, ma sembra aver lasciato ancora diversi problemi aperti e una profonda sensazione di incompletezza. Si può considerare una sorta di compromesso fra tutte queste forze contrastanti e divergenti fra loro e, come disse lo stesso onorevole Mammì, che era stato il presidente della Commissione Interni del momento, la riforma arriva tardi e scontenta tutti.